Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Prima di vedere insieme questo video, volevo ringraziarvi per l'affetto che mi state dimostrando sul vlog che ho messo e sulla decisione di voler chiudere il canale. Poi vediamo se riesco a rispondervi uno per uno, ma ho già visto che siete tantissimi. E vabbè, poi ci risentiamo comunque su questa cosa. Intanto vediamoci insieme questo video su un pane fatto con soltanto la farina Petra 1, quindi è una farina semi-integrale. Bene, vediamo insieme il video. Ho messo in autolisi la farina, eccola qua, e l'ho lasciata mezz'ora all'incirca, mezz'ora, 40 minuti, vedete voi. L'acqua l'ho messa quasi tutta, vedete, ne è rimasta un pochino che metterò mentre faccio girare con la planetaria. Ho versato i licoli che avevo rinfrescato 2-3 ore fa. Finisco di mettere l'acqua piano piano. E il cucchiaino di sale. Una volta incordato, quindi dopo all'incirca 10 minuti, quando si è arrotolato bene al gancio, faccio il primo giro di pieghe verso sul piano di lavoro con un po' di farina, non molta, e piego. Questo tipo di farina sì, è un po' cara, costa un pochino, però comunque dà sempre degli ottimi risultati. Però mi piace usare anche altri tipi, altre marche, è bene anche variare. Adesso devo rifare un po' di rifornimento, che ho finito tutto. Voglio riprendere anche quella del Mulino Cipolla, che è molto buona, Fratelli d'Emilia, che uso spesso, ed altri tipi. Una volta rilassata, faccio un altro giro di pieghe e poi arrotondo, pirlo e metto dentro un contenitore per fare la prima lievitazione. Naturalmente non sto facendo pubblicità a nessuno, perché io i miei prodotti li compro. E quindi, però, è giusto anche dire che tipo di farina usiamo. Bene, questo è l'ultimo giro, poi arrotondo un pochino, pirlo, lo pirlo. Vedete, l'impasto è molto bello, quindi ho preparato il contenitore dove andrò a mettere l'impasto. Ecco qua, lo arrotondo. Ok. Lo metto nella ciotola dove ci starà fino al raddoppio, quindi i tempi, come sapete, sono molto relativi in base alle stagioni, alla temperatura. Lo copro con la pellicola e lo lascio raddoppiare. Una volta raddoppiato, eccolo qua, si è anche allargato, perché come avete visto l'impasto è soltanto 500 grammi di farina. Non copriva tutto il fondo, quindi si è allargato ed è cresciuto un pochino in altezza, però va bene così. Ora farò un giro soltanto di pieghe, perché vedete com'è bello, molto bello. Sarebbe già pronto da formare, però un giretto di pieghe ci sta. Questo
Quindi farò lo stesso, le pieghe a tre, molto delicatamente, vedete, spingo leggera. Però un pochino bisogna chiudere perché altrimenti poi ci vengono i buchi. Ok, poi lo lascio rilassare un pochino, una ventina di minuti, 15-20 minuti, e dopodiché vado a formare. Passato il tempo lo allargo ancora, lo allungo. Se volete potete fare una pagnotta, è lo stesso, eh. Io adesso ho preparato il cestino per il filone, il mio solito cestino, quindi procedo in questo modo, avvicino i lembi e stringo un pochino, eh. Altrimenti poi rimangono i vuoti dentro, sempre delicatamente però, eh? L'impasto, come vedete, è molto morbido. Ok. Bene, il filone è pronto, posso mettere un po' di semola. Io metto la semola, però perché mi manca, mi piacerebbe mettere anche il tritello, che è una sorta di crusca però molto fine, fa rimanere il filone un po' scuro, però non lo trovo, devo vedere se riesco a trovarlo. La semola comunque va bene, oppure potete mettere l'integrale. Lo adagio nel mio cestino, che non è proprio l'ideale, questo cestino rimane un po' largo al centro, quindi lo avvicino con il panno, devo comprarne un altro un pochino più stretto. Metto ancora un po' di semola, poi lo chiudo, lo copro e lo lascio lievitare. Voglio farlo in giornata questo pane, adesso siamo già in serata, quindi penso lo cuocerò tardissimo. Ok, eccolo qua. Ci vorranno all'incirca altre 2 ore, 2 o 3 ore, perché fa ancora un po' caldo. Copro e lo lascio. Mi controllo ogni tanto la lievitazione. Faccio la prova a dito, vedete si è gonfiato molto, ho già fatto la prova a dito. E ora, perché vedo si sta anche spaccando, quindi devo cuocere assolutamente. Ho già acceso il forno al massimo a 240 con il pentolino. E io procedo così, lo rigiro sulla carta forno, sotto ho messo un suolo freddo, ma nel forno ho l'altra teglia calda. Voi se avete la pietra, fatelo con la pietra. E poi lo farò scivolare direttamente sulla teglia calda, bollente, facendo attenzione a non scottarmi. Pratico il taglio, vediamo che questo taglio non viene mai come dico io, quindi affondo un pochino di più. Anche se ho visto i panettieri che fanno con un coltello affilato, io ho sempre paura però di usare cose affilate. Provo a fare anche qualche disegnino, ma non sono molto brava, ve lo dico anche perché essendo ben idratato l'impasto non si riesce bene a fare i disegnini, ci vorrebbe un impasto un pochino più solido per disegnare. Bene, ho fatto scivolare sulla teglia calda e ho infornato. Eccolo qua, ho impostato il timer a 50 minuti. Il pentolino l'ho tolto dopo 15 minuti, poi ho abbassato a 2,20. E gli ultimi 10 minuti a spiffero ed eccolo qua. Come vedete il taglio non si è aperto proprio come volevo io, eh? Mi sarebbe piaciuto che si aprisse un pochino di più, però va bene così. Sembra, lo sento abbastanza leggero. Ora lo lascio raffreddare, lo metto in piedi, l'ho messo all'inizio in piedi per far uscire il vapore. Quando è freddo vado a tagliare.
Allora, diciamo che quei buchi un pochino più grandi forse sono un po' anomali perché non ho stretto bene, però ha un buon profumo, anzi direi ottimo. Adesso se si fredda un pochino di più taglio le fette e lo assaggiamo. Bene amici, vi ringrazio della visione e ci vediamo, spero di vedervi presto al prossimo video. Un abbraccio a tutti, ciao ciao!